YouTube, io sono Marco e questo è Marco's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. E oggi ci siamo vestiti un po' eleganti, anche se sì, questa scollatura un po' da tizio che sta per andare in discoteca non fa sembrare che io sia molto elegante. Però, oh, io mi sono messo la camicia perché secondo me era un po' più in tema con quello che andremo a fare oggi, ovvero reagire finalmente al nuovissimo album di Taylor Swift, ovvero la mia cantante preferita, The Torture Poets Department. Ma raga, io mi sono letteralmente appena seduto qua a Spotify, che stavo per fare la reaction all'album normale, e questa donna ha letteralmente droppato la versione anthology. E voi direte, che cacchio vuol dire? Praticamente ha droppato altre 15 tracce, quindi in tutto sono 31. Adesso appunto voglio spiegarvi questa cosa, nel senso che 31 tracce secondo me in un video è lunghissima. Quindi io pensavo di dividere queste reaction in due. In questo video che state guardando adesso io faccio la reaction a The Torture Poets Department normale, mentre in un altro video che caricherò nei giorni successivi andrò a fare la reaction a The Torture Poets Department di Anthology. Sono mega emozionato per questo album perché ho letto già delle cose, visto che purtroppo l'album è stato leakato. Sembra che non ci sia così tanto contenuto a tema Joe, ma queste tracce parleranno tantissimo della situationship tra Taylor e Matt Healy, che per chi non lo sapesse, io sono fan di quella coppia. E vabbè, adesso metà di voi starà chiudendo il video, ma oh ragazzi, io adoro la musica dei The 1975. Li ho sempre amati, li ho sempre seguiti. E immaginatevi per me quando la mia cantante preferita e il mio cantante preferito si sono messi insieme. Per me è stata una parentesi fighissima, anche perché era un po' tutto surreale, e quindi io voglio assolutamente saperne di più sulla questione. Ovviamente adesso sono super contento della storia con Travis, lo adoro, anzi secondo me è uno dei migliori fidanzati di Taylor. Però oggi si parla di una cosa che mi sta a cuore, io ve lo devo dire. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete sostenere questo canale, se siete Swifties, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel mi piace al video. Seguitemi sui social che trovate in descrizione, soprattutto su TikTok, perché in questi giorni ho fatto dei contenuti a tema Taylor molto carini che sono anche andati un po' viralini, quindi andate a guardarli. Noi siamo qua per iniziare da Fortnite, la prima traccia featuring Post Malone, che non sarà ovviamente la versione che tutti ormai cantiamo da mesi. I've been waiting here going on a Fortnite. Non sarà mai quella, ma io direi che iniziamo subito da questa. Raga, ma cos'è? C'è il synth così. Tra l'altro raga, questo è il primo singolo, My New Aesthetic. Beh, lei cambia ogni album praticamente. Bello. Cacchio vuol dire? Aiuto, ho già bisogno del dizionario. For a fortnight we were forever running. Your wife waters flowers, I wanna kill her. Quindi si parla ovviamente di una storia passata, ma adesso è già finita perché lui sta già con qualcun altro. Oddio, c'è Post. I love you, ruining my life. La frase dietro al vinile, raga. Oh, I touch you for only a fortnight, che ricordiamolo vuol dire 2 settimane. Ad essere un po' più movimentata. Raga, non vedo l'ora di vedere questo video. Tra l'altro i visual sembrano bellissimi. My husband is cheating, I wanna kill him. Oh mio Dio. Ma praticamente Post è stato lanizzato, sta facendo solo i backup vocals anche lui. Ci sta, perché comunque si parla di una relationship in cui anche lui canta un po' la sua parte. Eccolo. Io non mi ricordo per quanto tempo è durata quella situationship con Matty pubblicamente, ma è durata poco. Scommetto che tra di loro ci sono cose passate che sono tornate in quel periodo. Essenzialmente agli occhi del pubblico loro sono stati proprio una cosa veloce, quindi non mi sorprenderebbe il fatto che questa traccia è letteralmente su di lui, che adesso sta con un'altra, lei idem. Oddio, è bellissimo. Cioè raga, dicevano che questo album era synth pop ed è synth pop. Bellissimo, cioè abbiamo iniziato benissimo. Adesso andiamo avanti con la seconda traccia, title track, curiosissimo, The Torture Poets Department. Your typewriter, la macchina da scrivere, raga. Bella percussione sotto. Vorrei davvero sapere se lei ha scritto questo album in bozza proprio alla macchina da scrivere per entrare nel mood.
gonna hold you like me. Wow, cambia proprio la tonalità. Ok. We are modern idiots. Oddio, adesso arriva quella infamous lyric. Facts, raga. Questa parte che ridere. Like a tattooed golden retriever. Dopo vi devo dire una cosa su questi lyrics, È molto particolare come traccia, comunque. Non è per gli occasional listener, secondo me, di Taylor. Chi è Lucy? To Jack! Lucy è Lucy Jacus, a member of Boy Genius! Anche questa è su Matty, allora! Oh mio Dio, ma stai scherzando? State scherzando? Matty le ha preso l'anello dal middle finger e gliel'ha messo sull'anello di fidanzamento e lei le ha detto che il suo cuore stava esplodendo. Madonna, le produzioni bellissime. What's the code you? Chi è che ha fatto la canzone di Code? Sabrina Carpenter. È tutto collegato. Allora, iniziamo da quella frase un po' strana, appunto. We declare Charlie Puth should be a bigger artist. You fall asleep like a tattooed golden retriever. Secondo me, questi lyrics, da un fan dei 1975, hanno senso, perché mi ricorda un botto anche il tipo di scrittura di Matty. Se leggete i testi dei 1975, cioè, alcuni sono letteralmente cose buttate a caso, o cose molto particolari, molto strane. In un'ottica del genere, lei potrebbe averlo davvero fatto apposta, di triggerarci un po' con queste parole. Poi comunque il fatto che Charlie Puth dovrebbe essere un bigger artist, io sono d'accordo, perché guardate i suoi TikTok su TikTok. È un genio, è un music genius, e il fatto che l'industria musicale herself, Taylor Swift, lo dica, it's a fact. Ma poi madonna, quella roba di Matty che dice a Lucy del Boy Genius che se lei se ne fosse andata si sarebbe ammazzato, invece che lei ha detto a Jack che si è sentita vista. È assurdo! Ma vi rendete conto di che cosa c'era dietro quelle due settimane di situationship? Andiamo alla terza traccia, My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Oh, here we go again. Mi piace, c'è anche qua un synth sotto tu. Ok, bello. I'm queen of sandcastles he destroys. Che vuol dire aiuto? He loves me. Ma io ormai non sto neanche pensando a Joe, non è proprio neanche nella mia anticamera del cervello. Allora, devo dire che questo ritornello ci sta, ed è anche molto facile, cioè ti entra nella testa abbastanza facilmente. Who's my best friend? Beh, loro sì, si conoscono da tanti anni, raga. Took me out of my box. Adesso c'è tutta la reference appunto ai toys. Praticamente lei sta dicendo che in questo caso, nella relationship, non sono molto sicuro che sia su Matty questa, però lei si sta mettendo in una posizione un po' più matura rispetto a Lex in questo caso. Andiamo quindi alla quarta, Down Bad. Wow, fico. Bello, anche qua c'è il synth, raga. È synth pop, come l'avevano detto. I was the chosen one. Cosmic love. At the gym. Fuck it if I can have him. Aspettate, lei in che senso è down bad? Allora, questa canzone potrebbe essere più per Joe. In questo caso lei dice I'm down bad crying at the gym, perché secondo molti dicono che lei si stava allenando per l'Eras Tour, ma intanto pensava alla storia con Joe. Attenzione. How dare you think it's romantic leaving me safe and stranded? Fuck it, I was in love. Comunque è una mid tempo molto catchy per quanto riguarda la metrica. Sì, ok, devo dire che questa immagine di lei appunto che ripensa un attimo alla fine della storia con Joe in questo caso ci sta. It's not easy. Ora raga, siamo pronti ad affrontare questa track 5. Si chiama So Long London, quindi addio Londra letteralmente. Buttiamoci. Wow. Fighissimo.
fuck is this? Scusate, produzione? Kept calm and carried the weight of the rift. Spine split from carrying us up the hill. My spine split from carrying us up the hill. Stop trying to drill the safe. Ok, quindi lei stava cercando di salvare un po' la situazione. How much sad did you think I had in me? So London, ok. You will find someone. Oh, ma io lo odio, Joe. Cioè, the spirit was gone. Ma lui era un noioso, Taylor. Hai fatto bene a mollarlo. Cioè, noioso. Ah, adesso invece dice for so long, London, the stitches were undone. Holding time to your quiet resentment. Soprattutto quiet, perché quel ragazzo era muto. When you're not sure if he wants to be there. Raga, questa. Where were the clues you sacrificed us to the gods of your bluest days? Ecco, blu uguale Joe. I had a good run, a moment of warm sun. I'm not the one. Fra, è molto chiaro, si parla della fine della relazione con Joe. E l'ha descritto perfettamente, lui era freddo negli ultimi tempi e lei si è sentita di dover andare avanti. That's it. Raga, andiamo alla 6, che siamo ovviamente tutti curiosissimi di sapere come sarà, perché è la traccia più lunga di The Torture Poets Department e si chiama But Jerry, I Love Him. Arriva da dietro la production, adoro. Cage you. C'erano le cages nell'installment di Spotify. Oh, che bella la voce di Tay Tay. Slam the door on my whole world. Woo! Scream by daddy, I love him. No, vabbè, si prende pure per il culo. I'm having this baby. No, I'm not, but you should see your faces. Infatti noi. Saboteur è molto un termine che userebbe lei. Let's go. Raga, qua ad alcuni di voi vi sta mandando letteralmente a cagare. God save the judgmental creeps who say they want what's best for me. Questa è totalmente la fase in cui i Swifties hanno rotto le scatole quando lei si vedeva con Matt Healy. E sta dicendo a voy, but daddy I love him. Oh my god, you should see your faces. Raga, vi sta pigliando per il culo. Quanto godo per sta canzone. Me and my wild boy and all of this wild joy. It was chaos. Ma cazzo, quanto stavo godendo. She was mad. Che soddisfazione questa traccia. Che soddisfazione. Andiamo quindi al numero 7, raga. Fresh out the slammer, che significa appena uscita di prigione. What? Raga, western vibes qua. Now pretty baby, I'm running back home to you. I'm running back home to you. Fresh out the slammer, I know my first call will be to Ametti, Ametti, siamo fuori! Sta dicendo, visto che tutta quella situationship con Harry e con Harry, con Matty è successa d'estate, dice back in winter, silent dinners, con Joe Falese! Bellissima questa, raga. Sì, ma questo, raga, significa che lei stava già pensando a Matty da un bot di tempo, eh. Oddio, qua ha rallentato. I'm the girl of his American dream. No, ma raga, ma adesso sapere che lei non sta con lui mi mette un po' di angoscia e di, cioè, di tristezza. Mi mette troppa tristezza, però allo stesso tempo sono felice della storia che sta avendo con Travis adesso. Ma cazzo, sapere tutto questo background su quella roba che a noi sembrava una cosetta. Vabbè, passiamo alla numero 8. Florida! Con tre punti esclamativi featuring Florence and the Machine. Aiuto. Chissà perché Florida. You can be the heat if you beat the charges too. Oh mio Dio, questa base e questo tono, la tonalità è già un sacco nelle corde di Florence.
Ma è successo qualcosa che lei è nata in Florida? Okay. Florida is one hell of a drug? Ma in che senso, aiuto? The hurricane with my name when it came. Perché si sa che comunque il tempo in Florida è un po' strano. Che voce che ha questa donna. Aiuto, questa qua, raga, però era la canzone più difficile che ho da decodificare. I need to forget, so take me to Florida. Fuck me up Florida. Praticamente Florida è tipo il porto sicuro dove lei magari si è rifugiata subito dopo aver finito la relazione. Love left me like this, so take me to Florida, dice. E dopo si sarà ascoltata Slut Pop Miami. Penso che questo sia il senso della traccia. Florida is one hell of a drug, take me to Florida, fuck me up, nel senso distraimi. Secondo me ha senso messa così. Comunque la collaborazione è molto bella. Mi piace anche lo stile un po' appunto baroque, indie rock. Figo, figo. Andiamo ora al numero 9, Guilty as Sin. The Blue Nile. Questa c'entra con Matty perché anche lui aveva condiviso una roba su Blue Nile. Am I allowed to cry? Paradox. Am I bad or mad or wise? Ok. Oddio, sono le domande che si sta facendo sulla relazione, sulla situationship. Ok. How can I be guilty as sin? Secondo me, quella fase della relazione in cui appunto la relazione stava un po' finendo e Taylor dice è guilty as sin, quindi devo sentirmi in colpa se faccio queste fatal fantasies su un altro uomo. Raga, bellissima la melodia di questa. They don't know how you have haunted me so stunningly. Lei aveva tutti questi pensieri su un altro uomo, ovvero in questo caso Matty, I think. Damn. Raga, che cosa avete combinato? Che cosa avete combinato? Cioè, io spero che ci siano delle canzoni che spieghino anche perché hanno deciso di rompere, perché sono incazzato nero per ora. Passiamo quindi alla traccia numero 10, Who's Afraid of Little Old Me? The who's who of who's that. È un po' dark. Tell me about sad. You don't get... Oh, sì, 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 è incazzata, raga. If you wanted me, then should have just said. Nothing makes me feel more alive. Io sono... Io ho paura di te. You should be. Infatti, raga, dobbiamo avere tutti paura di Taylor Swift. Tipo il timore di Dio. You feel bad. You don't you feel bad, ma what? No, devo sapere qua perché è incazzata. Cioè, praticamente questa canzone è tutta una presa in giro. I'm always drunk on my tears, that's what they say. Quello che dicono su di lei i critici. Tipo qua si riferisce un po' di scandali magari che l'hanno riguardata. Allora questa frase si usa in inglese per dire tipo chi dovrebbe avere paura di una innocentella come me in questo senso. E lei dice voi dovreste avere paura perché in realtà io me le leggo al dito le cose. Quindi letteralmente voi critici non andate molto lontano contro questa donna. Passiamo alla canzone più corta, la numero 11, I Can Fix Him, No Really I Can. E di questa sono super mega iper curiosa, ragazzi. Cioè già questa prima frase si capisce che sta parlando di Matty. Ok, they shake their heads and say God help. Ok, sì, torno un po' al discorso di prima, di Badali e Love Him. Posso dire che l'immagine che mi sta venendo adesso in mente, soprattutto on a 6-lane Texas highway, si sta parlando un po' della getaway car, raga. Adoro moltissimo questo arrangiamento, tra l'altro. Only I can. Show you heaven if you'll be an angel. Bellissimo. I can handle. Handle me if danger. I'm dangerous man. Maybe I can't. Maybe I can't. E qua forse ci stiamo rendendo conto del perché è finita. Andiamo al numero 12, LOML, raga. E io questa è una canzone che claimo tantissimo, non vedo l'ora di sentire.
piano ballad. No, scusate, devo riprendere i testi perché davvero non si capisce una minchia. Six time. Getting married. Amo, lei voleva sposarsi. Non so di chi si parla. Secondo me in questa realtà si parla di Joe. You said I'm the love of your life about a million times. You cinephile in black and white. Cinephile, forse un appassionato di film, quindi si parla di Joe perché è un attore. What a bland goodbye. È rimasta delusissima, raga, da questa fine della storia. You're the loss of my life. Ai 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 ai. L'avevamo previsto, l'avevamo previsto. La traccia di delusione totale che ha provato Taylor per la fine di quella storia, su come è finita soprattutto. Passiamo ora alla traccia numero 13, I Can Do It With A Broken Heart. Un'altra traccia che io claimavo, ragazzi, non vedo l'ora di sentire anche questa. Interessante. She's having the time of her life. Ok. The lights reflect sequence stars of her silhouette every night. Si parla della Rapture, lo sapevo. Fake it till you make it. Che lei doveva far finta sul palco di stare bene, cioè. I cry a lot, but I'm so productive. Cioè, sono praticamente due cose opposte. You know you're good when you can do it with a broken heart. Lei continua a trovare tracce di Joe un po' ovunque, ma sa che deve andare avanti. Ok. I can handle my shit. Adoro sto testo, ragazzi. Fa straridere anche. What the fuck? I commenti finali, bellissimo. Passiamo ora alla traccia numero 14, The Smallest Man Who Ever Lived. No, no, non il sospiro iniziale, bro, dai. Your Jehovah's Witness suit. You try to buy some pills. No, 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 siamo arrivati a quella traccia. Siamo arrivati a quella traccia. Chorus. I just want to know if rusting my sparkling summer was the goal. No, 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 siamo arrivati a quella traccia. I don't miss what we had. The smallest man who ever lived. Cacchio, ha fatto bene a metterla dopo quella traccia di prima, perché letteralmente qua lei è andata avanti, adesso non vuole più sapere di quello che è successo. Mi fa solo un po' male che potrebbe essere letteralmente la canzone che spiega la fine della situazione con Matty. Ma non è detto, eh. You didn't measure up in any measure of a man. È bruttissimo, I don't even want you back. Però appunto la roba che mi fa pensare che sia su Matty è perché dice rusting my sparkling summer. Oh. I would have died for your sins, instead I just died inside. The smallest man who ever. I will forget you, but will not forgive. E qua Taylor era in cazzè. I'm sad. Ma I mean, doveva arrivare questa spiegazione. Andiamo quindi alla traccia numero 15, raga, di Alchemy. Questa mi ispira. This happens once every few lifetimes. Doccia. These chemicals touch down, call the amateurs and cut them from the team. La fine di questo album è molto ho ritrovato me stessa, eh. Who are we to fight the alchemy? Mi piace molto questa base, questo arrangiamento, sempre synth. Però davvero devo capire questa canzone. No, wait! Touchdown! Non è che questa è su Travis Kelce, raga! Who are we to fight the alchemy? Raga, secondo me questa è su Travis! This happens
Only a Few Times in a Lifetime, e secondo me parla dell'intesa, in questo caso, che si è creata con qualcuno. Ma secondo me parla di Travis, perché ci sono troppe metafore sul football. Se dovesse essere così, sarebbe molto figo. Andiamo quindi al numero 16, l'ultima, Clara Bow. Inizia interessante, posso dire. Bella, un bel basso. What do you mean? No one thought I'd see the lights of Manhattan. This town is fake, but you're the real thing. Promise to be dazzling. Praticamente è un po' una Bejeweled più ballad. Nel senso, parla della sua... del suo successo. Adesso vedete che ha ritrovato un po' se stessa. You look like Stevie Nicks. You are the new god we are worshipping. No, io piango. The future's bright. La self-reference, lei che si compara a tutte queste altre artiste, è un po' una Bejeweled. Cioè, adesso concentrati su te stessa, perché sei potente, hai le possibilità di diventare grande. E abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito The Torture Post Department. I testi sono una roba. Una roba. Vi giuro che sono scioccato da tutte queste canzoni. Non c'è una canzone che non mi abbia scioccato per il testo. È interessantissimo sapere finalmente un po' di backstory, no? Su tante situazioni che sono successe. Quindi sul Jover, sulla situationship con Matty, e su come se l'è vissuta lei tutta questa fase post breakup. È stata davvero molto bella come experience. Ma chissà che cosa ci aspetta nella anthology version, quindi in tutt'altro album, che però, raga, vi beccate un altro video, appunto. Io spero che vi sia piaciuta questa reaction. Se è stata così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi per rimanere sempre tuned, soprattutto perché, ragazzi, dovete sapere quando pubblicherò il resto dell'album. Se volete seguirmi sui social, qua sotto li trovate tutti. Mi raccomando, seguitemi su TikTok, che sono molto attivo. Per il resto, ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video con la reaction a The Torture Poet Department Anthology. Un bacione e ciao.